numerose segnalazioni di cittadini al centralino del 112, pretese di pagamento per la sosta, fino anche dove ci sono le strisce blu fino a 5 euro, il pericolo di ritrovarsi l'auto danneggiata e in alcuni casi il rischio di subire lesioni personali. Un fenomeno noto in città Salerno per la nutrita presenza di parcheggiatori abusivi su tutto il territorio comunale, al quale questa mattina all'alba i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno posto fine all'invasione, sottraendo di fatto zone di territorio al loro controllo. I militari dell'arma, diretti dal comandante provinciale, il colonnello Antonino Neosi, questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 35 indagati, 8 in carcere, 27 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo del delitto di estorsione in danno di automobilisti. Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in procura, alla presenza del procuratore della Repubblica Corrado Lembo, dei PM Elena Guarino e Luca Masini, è stata spiegata l'operazione che ha permesso di fermare un fenomeno che in molte aree della città, Piazza Mendola, stazione ferroviaria, via Generale Clark, via San Leonardo, via Fratelli Bandiera, nella zona del Forte La Carnale, portava diversi soggetti a costringere gli automobilisti a versare denaro per parcheggiare. Tutti con precedenti penali, per alcuni già con provvedimenti inibitori ad abbandonare i luoghi, mentre per altri 7 già il divieto di accesso dall'area, il DASPO emessi dal questore di Salerno nei giorni scorsi, sono stati oggetto di una complessa indagine condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Salerno, avviata nel novembre scorso per accertare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi molto diffuso nel salernitano. L'indagine, che ha visto al lavoro diversi uomini dell'arma, svolta attraverso metodi tradizionali supportati da attività tecniche e prolungati servizi dinamici con documentazione video fotografica, ha permesso di delineare le responsabilità degli indagati in ordine all'esercizio abusivo in modo professionale ed organizzato del servizio di parcheggio a pagamento in zone della città di Salerno, anche in area già adibite al parcheggio a pagamento o riservate alla sosta dei veicoli di portatori di handicap. Lunga, ma relativamente, perché è partita a novembre in effetti, anche se poi con alcuni accertamenti si è andata anche nel passato. Era necessario comunque dare un segnale evidente e fermo ad un fenomeno dilagante nel nostro paese, ed in particolare qui a Salerno è chiaro ed evidente che talune zone erano costantemente presidiate dai parcheggiatori abusivi. Ora, la cosa particolare è che si è riuscita a strutturare comunque un'attività investigativa che si basa essenzialmente sul tentativo di estorsione o estorsione conclamata attraverso la minaccia dei parcheggiatori abusivi. Quindi un fenomeno veramente deleterio, ma purtroppo molto molto diffuso. Infatti tantissime aree di Salerno erano presidiate da questi parcheggiatori abusivi, dalla zona centrale, dal centro della città alla zona periferica, in tutti i luoghi dove sostanzialmente c'era aggregazione sociale e dove gli utenti della strada hanno il diritto di poter parcheggiare la propria macchina, ma nello stesso tempo di non essere costretti a dover pagare ulteriormente una cifra dopo aver pagato già il parcheggio previsto, insomma, dal comune. Abbiamo ricevuto tante denunce e nello stesso tempo abbiamo ricevuto spesso delle chiamate nell'immediatezza, e noi siamo andati nell'immediatezza, ma questo non ha fatto altro che corroborare poi l'attività investigativa, che ha trovato dei riscontri oggettivi. Un vero e proprio controllo del territorio, molti di loro sono noti in città, hanno fatto carriera, possiamo dire, negli anni. Loro sono sicuramente noti in città, la gran parte è pregiudicata, hanno recidiva, insomma già colpiti dal DASPO, però sono stati dei provvedimenti importanti, ma probabilmente era necessario fare qualcosina in più, quindi dimostrare in ogni caso, cercare di dimostrare che la loro attività è una vera e propria attività estorsiva, ha portato poi all'emissione di provvedimenti, in questo caso da parte del GIP Indinimeo, che ci ha consentito comunque di dare un segnale più forte, più consistente a un fenomeno così deleterio e dilagante. Ci sono anche alcuni stranieri marocchini, insomma, però sostanzialmente tutti dimoranti, tutti salernitani, dimoranti nel nostro territorio, un paio senza fissa dimora, ma sostanzialmente tutti gravidanti nel nostro territorio. Da oggi queste zone possiamo dire che sono libere, c'è da stare attenti però che non possano arrivare i sostituti. Da oggi sono libere, in realtà noi abbiamo dato un chiaro segnale anche a loro che lo Stato è presente, l'arma dei carabinieri è sicuramente presente sul territorio della città di Salerno come della provincia. Piazza Mendola, davanti all'azienda ospedaliera in San Leonardo, lo stadio Arechi, le piscine comunali, lungomare Tafuri, via Piave, largo Annibale Sterzi, il Crescent,